Di Andrea Pasqua, il produttore cinese del veicolo, potrebbe anche avere dati utili. Il Ministero dei Trasporti apre un file dal nostro corrispondente Venezia 3 video possono dire. Al massacro. Queste sono le immagini delle telecamere installate nel bus elettrico cadute dal cavalcavia Mestre. Uno è frontale e incornicia la strada. Altre due sono invece orientate sui passeggeri e sul corridoio. Nel black yellow foglio scatole trovato intatto nel groviglio di fogli c'è l'ultimo minuto vita delle 21. Vittime più grande tragedia strada avvenuta nel nord-est, un contributo alla verità potrebbe anche venire da un server europeo, società cinese Yutong. Il gigante che produce il bus. In cui vengono trasmessi tutti i dati relativi a questo tipo mezzi velocità. Viaggio. Fermate. Il bus è l'ultima generazione. Un E12 dotato un sistema sicurezza avanzato che include anche sistema mantenimento della corsia. In grado avvisare il guidatore superare la linea corsia e riportare veicolo in pista. Ma in questo caso potrebbe non ho funzionato perché la linea è vicina al guardrail. Spiega un investigatore. Tuesday sera è andato tutto storto flaga appena in cima al cavalcavia. Il passaggio. L'inadeguatezza del guardrail con paradosso che 100 metri più avanti. Dove non esiste un vuoto. Si trova che previsto per la norma. Per triplete. Alta. Robusta. Nuova. Lo avremmo detto anche noi. Ma prima era necessario fare la sole perché non c'era spazio necessario. Ha spiegato il commissario per la mobilità del comune di Venezia. Renato Boraso. Che sta seguendo il progetto di ristrutturazione del vecchio ponte. Una questione di priorità. Hanno graffiato l'opposizione. L'incidente è una condensa di errori. Ritardi. Fatalità. E poi c'è lui. L'autista Alberto Rizzotto. Con il mistero delle sue condizioni di salute affidate ai medici legali che hanno eseguito l'autopsia e riservano le conclusioni. L'ipotesi della malattia avrebbe spiegato molte stranezze. Appassionato del suo lavoro. Sospira Massimo Fiorece. CEO La Linea. La compagnia trasporti del veicolo. A fare con una tragedia senza precedenti, non avevo visto un uomo e mi sono ritrovato a vederlo. Come in. Ho anche il problema dei dipendenti non sono buoni. Sono i colleghi Rizzotto continuano a guidare gli stessi autobus. Sullo stesso traffico. Con forti dubbi per me avrebbe potuto essere un fallimento tecnico. Ha detto uno loro al TG1. Lo lancia lì. Ma solo i consulenti del procuratore possono dire qualcosa fondato. Con quelli che analizzeranno il guardrail da ogni punto di vista. Fisico e amministrativo. Venezia indagherà. Ma anche Roma indagherà. Come sempre in questi casi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto un file. C'è un'indagine volta a controllare le cause. Ha annunciato il sottosegretario Tullio Ferran.mit dove Matteo Salvini regole. Che ha già detto qualcosa non è una questione di guardrail. Rifletterei sulle batterie elettriche. In questo punto gli investigatori della Laguna sono scettici.